Una donna di 47 anni ha perso la vita dopo che la moto d'acqua su cui viaggiava è stata colpita da un altro mezzo, condotto dalle sue figlie gemelle di 16 anni. L'incidente è avvenuto domenica 4 agosto nel bacino di Arcachon, nei pressi dell'Ile Oiso, nel dipartimento della Gironda, come riportato dalla stampa regionale e confermato dalle Parisienne. Anche il marito 48enne della vittima è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale Saint-André di Bordeaux, mentre le ragazze, in stato di shock, sono state portate all'ospedale Pellegrini. È stata avviata un'indagine per omicidio colposo e lesioni colpose, affidata alla Brigata Nautica di Arcachon, ha dichiarato Frederico Porterie della Procura di Bordeaux, aggiungendo che le indagini sono appena iniziate. Secondo Sud-Ouest, le due moto d'acqua, una guidata dalla vittima e dal compagno, l'altra dalle figlie, si sono scontrate intorno alle 19. Pare fosse presente anche un istruttore di guida al momento dell'incidente. Sul posto sono intervenuti un elisoccorso e un motoscafo del Centro Regionale di Sorveglianza e Soccorso Operativo Regionale di Etel, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Brigata Nautica della Gendarmeria, ma ogni sforzo per salvare la donna è stato vano. In seguito all'accaduto, diverse località turistiche in Francia hanno deciso di vietare l'uso delle moto d'acqua. L'incidente ha riacceso il dibattito sulle norme di sicurezza. I caschi dovrebbero essere obbligatori, è fondamentale, ha affermato Sammy Maisonneuve, campione francese di moto d'acqua nel 2022, al quotidiano Sud-Ouest. I piloti necessitano di una formazione migliore, forse una licenza speciale, ha aggiunto. Va inoltre ricordato che le località turistiche di Arcachon e Lège Cap-Ferret avevano già vietato l'uso privato delle moto d'acqua quest'estate a causa delle preoccupazioni legate al rumore e all'inquinamento, consentendo solo alle società di noleggio autorizzate di utilizzare questi veicoli. Maisonneuve, che guida un'associazione per moto d'acqua, Arguinjet, ha definito il divieto discriminatorio. Ci sono incidenti, come avviene per le auto, ma è questo un motivo sufficiente per rendere illegali le moto d'acqua? Non credo. Ci stanno privando di una libertà, ma non è ancora finita. Intraprenderemo azioni legali contro questa decisione, ha concluso. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.